Al termine di Baiano Cimini, terminata col punteggio di 3-3, partita riacciuffata dai granatieri nei minuti di recupero, siamo qui con Del Sorbo, con Bruno Del Sorbo, per analizzare un po' questo match. Come dicevo col mister, la vostra è stata una partenza tendica, assolutamente, partenza in approccio sbagliato, poi nel finale l'avete riacciuffata con la qualità, con la voglia di pareggiarla. Ecco, si riparte da questo pareggio, però ecco, con la consapevolezza che bisogna appunto mettere, cercare di correggere alcuni errori che non vi hanno portato poi alla vittoria. Penso che concordi con questa analisi. Ma innanzitutto buonasera, concordo con l'analisi che hai fatto. Siamo partiti molto lentamente, loro, il Baiano è partito molto molto forte, anche a livello di gioco, pressing, ci ha un po' rimasti scossi, però poi il secondo tempo siamo entrati con un'altra mentalità e anche i cambi che il mister ha fatto, anche i subentrati, ci hanno dato una grossa mano. Infatti Falco, colui che ci ha fatto riacciuffare il pareggio sul 3-3, certo. Siamo tutti importanti in questa squadra, c'è stata una grande risposta dopo essere andati sotto di due gol, e l'importante non era perdere, e quindi va bene così. Tuo bilancio di queste prime due gare, 4 punti, entrambe giocate a bruciare, però una in casa, una in trasferta, anche per l'indisponibilità del campo sportivo del Baiano. Ecco, una tua analisi su questo inizio di stagione della squadra e tua personale. Ma 4 punti io credo che sono buoni, anche perché sentendo le altre squadre nessuno è a punteggio pieno, quindi tutte le squadre quasi a 4 punti e nessuno è a punteggio pieno. Stiamo ancora in fase di carico facendo l'allenamento, poi noi abbiamo un problema che ci alleniamo alla sera e poi giochiamo alle 3, anche questo ci penalizza un po', certamente, sotto il sole 30 gradi, poi la sera ci alleniamo alle 6. E anche perché le temperature di questo settembre sono ancora abbastanza alte. Esattamente, come squadra ci stiamo amalgamando piano piano, io credo che riusciremo a fare bene per tutto il campionato, quindi alla lunga tireremo le somme e vedremo come cosa ne uscirà. Assolutamente sì, grazie mille, in bocca al lupo, ci rivedremo presto, in bocca al lupo per il proseguo di campionato, grazie. Grazie a voi, buona serata.